Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Sontronix STC1. Oggi voglio provare a registrare la batteria con 3 microfoni. Questi due e un altro per la cassa. Basta. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, iscrivervi ai miei social Instagram e Facebook e andare sul sito Castiuba a leggere l'articolo. Possiamo incominciare. Perché voglio provare a registrare la batteria in questo modo? Perché in realtà è una cosa che vorrei fare da un pochettino di tempo, perché capita spesso di andare a suonare in qualche posto e montare solo i due panoramici più uno della cassa. Qual è il modo giusto? Cioè, io non sono un fonico, non ne so niente in confronto ai fonici, però mi è capitato di microfonare la batteria con 3 microfoni in tanti modi. Ok, ma qual è il modo giusto? Qual è il modo migliore? Comunque, qual è il modo che mi permette di avere di più il suono che voglio? È ovvio, microfonare tutti i tom, microfonare piatto per piatto, microfonare rullante sopra sotto, due per la cassa è meglio. Però secondo me possiamo arrivare ad avere un suono di batteria buono, ovviamente non da studio, anche con 3 microfoni. Tanti di voi probabilmente avranno bisogno di registrarsi anche solo a casa per studiare, quindi non è che bisogna avere per forza la scheda audio da 8 ingressi e tutto microfonato perfettamente. Secondo me è meglio comprarsi 2 microfoni magari un pochettino più belli come questi qua, che mi riprendono la batteria bene, ma soprattutto che mi tengo a vita. Cioè, quando poi deciderò di comprare i microfoni anche per i tom, ce li avrò già, perché saranno questi qua due. Vabbè, suoniamo. Ah no, aspetta. No. Prima voglio farvi vedere una cosa. In realtà la figata di questi microfoni è anche la scatola. Ho comprato i microfoni e mandato questa scatola e ho detto vabbè, sì dai, normale. Poi ho aperto, no, in realtà me l'ha aperta il tipo del negozio e ho detto no, aspetta, forse ho sbagliato. Guardate quanto è bella questa scatola. E tra l'altro dentro guardate che bella. Cosa sta a fare? Ah, mi raccomando, mettetelo sempre dentro perché è utilissimo. Dentro praticamente, vi dicevo, ve la danno in questo modo qua. Voi che cosa avete? Avete i due microfoni, avete questi qui che sono quelli da mettergli sopra tipo antivento, due clampine tipo queste qua, e poi vi danno anche questo. Ah, tra l'altro questi microfoni hanno queste possibilità, nel senso non si vede, sì. Questo è 0, meno 10, meno 20 dB, che è un pad di attenuazione, che io lascerò a 0. E questo qui è filtro passa alto a 75 Hz o a 150 Hz, io oggi lascio tutto a 0. Pronti? Andiamo! Quindi ho smontato tutti i microfoni, ho lasciato solo i due panoramici più quello della cassa. Vi ricordo ragazzi che io non sono un fonico, quindi oggi vi dico alcune cose che ho imparato nel tempo, però non è che dovete prendere come legge. Questa è un po' la mia esperienza. Ovviamente se parlate con un fonico prendete le sue informazioni, che sicuramente saranno migliori delle mie. Per prima cosa andiamo un attimo al microfono della cassa, vi spiego due cosine e poi ce lo togliamo e andiamo con i panoramici. Il suono della nostra gran cassa varia moltissimo in base al microfono come lo posizioniamo. Io solitamente uso due metodi per posizionare il microfono in base a che suono voglio. O lo posiziono perfettamente in mezzo. È in mezzo, direi di sì. Più o meno lascio un dito come distanza dalla pelle risonante, perché ovviamente se lo metto troppo vicino rischio che quando la pelle risonante muove mi tocchi il microfono e non è bello. In questo modo qua andiamo a prendere un pochettino più di basse e abbiamo un pochettino più di pancia del suono, però facciamo un pochettino fatica sull'attacco della cassa, cioè abbiamo poco attacco e più boom. Il secondo modo è quello un pochettino più utilizzato invece, e cioè prendo il mio microfono, vado a metterlo per metà dentro al buco della gran cassa, rivolto verso, e qui ci sono un po' di scuole di pensiero, c'è chi lo mette dritto, c'è chi lo mette verso l'esterno. Io di solito lo metto verso il battente, guardo più o meno dove vado a battere sulla pelle battente e cerco di metterlo in modo tale che il microfono punti verso dove vado a battere. In questo modo qua ho un pochettino più di attacco, perdo un filino di basse, però ho più attacco, e alla fine l'attacco comunque è molto molto importante in una cassa. Adesso vi faccio sentire i due modi di microfonare. Io ho deciso di tenere il secondo modo che vi ho spiegato, quindi quello della cassa un pochettino dentro al buco. Perché? Perché ho bisogno di un pochettino più attacco. Ok, adesso andiamo a prendere i nostri Sontronix e vi faccio vedere 3 modi diversi per posizionarli. Quindi andiamo a prendere i panoramici e li andiamo a posizionare nel modo classico. Qual è il modo classico? Prendiamo le nostre aste, che sono già qui, e andiamo a metterli perpendicolari perfettamente alla batteria in questo modo. Poi attacchiamo i cavi. Come posizioniamo questi microfoni? In pratica io non li ho mai posizionati in una maniera particolare, semplicemente se avevo solo due panoramici lì cercavo di posizionare in base a quello che mi serviva di più, nel senso se voglio riprendere di più i piatti li sposto un pochettino verso l'esterno in modo tale che i microfoni siano sopra i piatti. Ad esempio se devo suonare jazz magari i piatti sono più importanti, quindi è più importante che si senta meglio il suono
suono dei piatti. Se devo suonare rock, li avvicino un pochettino e cerco di prendere l'insieme di tutto. Ad esempio, se io ho una batteria così, questo qui alla mia sinistra, cercherò di metterlo in mezzo a questa parte di batteria qua, quindi quella composta da Crash, Charleston, rullante e Tom. Il secondo lo farò puntare un pochettino più alla mia destra per prendere bene ride secondo Crash, timpano secondo timpano. Però attenzione ragazzi a non metterlo laggiù in fondo, non mettiamolo qua perché sennò rischiamo di non riuscire più a prendere il rullante. Quindi lo andiamo a posizionare questo qua sopra il ride e il primo timpano, e comunque contiamo che il Crash si sente già tanto, il secondo timpano essendo più grosso si sente di più, quindi avrà più volume del primo. Perfetto, togliamo questa inquadratura del cavolo e sentiamo come suona. Allora, l'altro modo è il tipo di microfonaggio chiamato XY. In pratica, cosa dobbiamo andare a fare? Allora, dobbiamo andarle praticamente a posizionare in questo modo qua, cioè fargli fare un angolo perfettamente di 90 gradi e metterli un pochettino sfasati uno all'altro. Questo metodo qua è molto molto utilizzato anche negli studi di registrazione e non solo per la batteria, ma anche per microfonare strumenti a percussioni tipo xilofoni, marimbe, queste cose qua. È utilizzatissimo perché riesce veramente a prenderti una panoramica di tutto lo strumento. Ah no, tra l'altro ecco una cosa, nella scatolina qui del vino della Sontronics viene dato in dotazione questo affare qua, forse ve l'ho già detto ma non mi ricordo, vabbè, serve proprio per fare questa cosa, questo tipo di microfonazione XY. E poi non lo faccio perché sennò ci metto 2 ore, ma dopo aver messo la clamp qua mettiamo i microfoni e poi gli possiamo andare a dare l'angolo che vogliamo, quindi 90 gradi, 100, 110, viene lavata a 90 gradi. Questo non lo userò adesso perché pur essendo un'asta abbastanza piccola deve tenere 2 microfoni, quindi è abbastanza pesante e di solito ci va un'asta apposta per questa qua. Se io uso un'asta come queste normalissime 3 secondi e mi cade, quindi uso 2 aste, una per ogni microfono. Teoricamente dovrebbe prendere tutta la batteria. Adesso andiamo a vedere come suona. Ovviamente vi sto facendo vedere tutti i metodi e però vi parlo un po', poi ve lo faccio sentire, poi vi parlo del secondo metodo, poi ve lo faccio sentire e così via, quindi magari non riuscite a trovare molta differenza tra un metodo e l'altro quando lo sentite sentendolo con così tanta distanza. Quindi dopo non vi preoccupate che vi suono un groove dove vi faccio sentire nei 3 modi diversi, così almeno si sente. In questo terzo e ultimo modo andiamo a microfonare la batteria in una maniera un po' particolare. Questo modo me l'ha suggerito tra l'altro un ragazzo su Instagram, cacchio non mi ricordo come ti chiami, 91 Matteo M, grazie mille. È un metodo che avevo già sentito ma non riuscivo a trovare nulla su internet di questa cosa, invece lui mi fa: guarda che è un metodo di Glyn Johns. Ve lo spiego. Prendiamo il nostro primo microfono panoramico e lo mettiamo perfettamente sopra il rullante a più o meno 1 metro d'altezza. Adesso non vi faccio vedere 1 metro, se no non mi si vede. L'altro microfono non lo mettiamo dall'altra parte, ma andiamo a posizionarlo come se fosse praticamente qui, all'altezza del timpano che punta verso il rullante, quindi non più perpendicolare ma parallelo alla batteria, diciamo, sempre a 1 metro di distanza dal rullante ma in orizzontale. Ecco qua, praticamente il primo microfono è posizionato sopra il rullante, come potete vedere, più o meno a 1 metro di distanza. Il secondo microfono invece, eccolo qui, come potete vedere è all'altezza del timpano ma punta perfettamente verso il centro del rullante. Quindi ragazzi, questa qui praticamente oggi era una prova anche per me, per capire come suona la batteria se la microfoniamo in un modo o in un altro. Quindi farò un po' di mie considerazioni, ma non posso farvele adesso perché non so come suona. Quindi vi scriverò tutto nell'articolo che trovate qui sotto sul sito Gastube. Vi scriverò: con questo metodo si sente tanto il Charleston, si sente poco il ride, questo va meglio per i tom, questo va meglio per prendere i piatti.
eccetera eccetera. E proviamo a capire qual è il metodo migliore di tutti se abbiamo solamente 3 microfoni, 2 panoramici più 1 per la cassa. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete provato questi microfoni, come al solito se c'è qualcosa scrivetemi qui sotto, mettete mi piace se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale. Andate a seguirmi sui miei social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!